Ciao a tutti amici softwareisti e softgunner, bentornati su Airsoft Caesar. Io ovviamente sono Caesar e oggi facciamo un'altra video recensione da paura. Come avrete visto, sono in un momento di NVGs, sono un NOS fanboy fatto e finito e quindi sono sempre alla ricerca di nuovi visori notturni, sia digitali, come avete visto con le mie collaborazioni, e analogici, come vi ho fatto vedere il mio personale, per fornirvi sempre delle informazioni valide per l'acquisto del miglior prodotto al miglior prezzo. Detto questo, oggi di che cosa vi posso parlare? Di questi fantastici nuovi visori notturni analogici. Sì, perché mi avete baccato i maroni, diremo tanto il digitale non è affidabile di qua, di là, eccetera. Il digitale, io sono dell'avviso che sarà probabilmente il futuro. Il presente ancora è degli analogici, la fanno da padrone, e oggi vi porto queste nuove chicche, una nuova collaborazione che ho stretto totalmente gratuita, quindi non percepisco un euro di tutto quello che vi sto dicendo. È pubblicità progresso, state con i bravi che vi troverete sempre alla grande. Quindi di conseguenza, cosa vi porto? Vi porto il mio nuovo visore notturno analogico, perché sì, io non è che mi faccio mandare la roba gratis o i soldini o quello, no, io caccio fuori il dinero di tasca mia, ok? E che cosa compro? Ho comprato questo. Guardate che bello, questo è un visore notturno analogico monoculare su base Alexi 14. Abbiamo un housing in polimero sintetizzato, abbiamo delle bellissime lenti PVS 14, in questo caso replica, quindi sono lenti non originali Carson, ma queste hanno una cosa fantastica, che performano al 94-95% di una lente Carson costando la metà. Ba 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 bam ba bam. Poi, che cosa c'è da dire? Com'è alimentato questo visore? Questo visore è alimentato da delle batterie che sono di base AAA, però non potete mettere le stilo qualunque AAA, dovete mettere queste. Queste sono delle AAA da 3.7 volt ricaricabili che trovate tranquillamente su Amazon, ok? Per far mandare questo popò di visore. E adesso vi dico tutto. Ho stretto questa collaborazione con questo ragazzo che praticamente lui vi assembla il visore che volete e come volete. Ha tutta una serie di possibilità, di opzioni, monoculari, binoculari, addirittura hanno già i Fusion, hanno già tutta la parte Jerry 5 in free ray e quant'altro, Coty, hanno veramente di tutto. Sto ragazzo c'ha di tutto, anche la parte di hardware, quindi c'è anche la parte di attacchi del metto, luci R, c'ha veramente di tutto. Questo visore è molto molto carino, è leggero, è super compatto, come potete vedere è veramente molto molto piccolo, e monta un tubo analogico NNVT. Che cos'è l'NNVT? L'NNVT è un'azienda cinese che produce tubi analogici, la miglior azienda cinese che produce tubi analogici, che si rifà alla Photonis, ok? Quindi voi probabilmente comprate dei replica Photonis. In questo caso con lui potete partire da una configurazione base con un NVT4, già fosforo bianco, anche il verde, ma io consiglio il bianco, se si può prendiamo il bianco. Quindi si parte da un NVT4 fosforo bianco con un housing e lenti come queste e si sta all'incirca sotto i 2K. Quindi siamo intorno ai 2K, 1900, 2K, a seconda un pochino delle specifiche del tubo, perché non tutti i tubi, anche se NVT4 o anche gli Echo originali, Photonis o gli L3 o quello che volete, non sono tutti uguali. Ci sono quelli che gli escono più performanti e quelli che gli escono meno performanti. Lui tra l'altro vi seleziona personalmente il tubo, è un ragazzo fotonico, si chiama Andre, è veramente splendido. Perché?
perché lui vi seleziona personalmente il tubo, è super disponibile, vi manda gli audio, vi manda le foto, vi manda anche, ovviamente questo è compreso, ma vi manda prima la foto del foglio di specifiche del tubo, che è una cosa importantissima, che fa anche da garanzia. I visori sono tutti garantiti 12 mesi. Quindi voi non andate a lanciare le palline alla roulette nei mercati, nei Facebook, ok? Comunque spendendo minimo la cifra che vi ho detto io, quindi 2K. Ragazzi, 2K sono il gold standard per l'entry level di un visore notturno analogico decente, funzionante, funzionale, ok? Va bene? Quello è il gold standard. Qui noi abbiamo veramente un gran prodotto, perché l'NNVT, come vi dicevo, alla fine è tecnologia Photonis, ok? Partite da quello. Questo è un pochino più upgradato, perché sono voluto stare sul prezzo più possibile per quanto riguarda lenti e housing. Infatti ho preso un housing Alexi e ho preso delle lenti replica Carlson. Potete prendere delle repliche, delle lenti originali Optronic, e potete prendere degli housing mil-spec Optronic oppure tanto Nocturne Industries, per capirsi. Spendete un po' di più e se volete potete stare più tranquilli ancora. E inoltre lui ha anche, per esempio, la possibilità del doppio tanto bridgeabile da Show Bridge, ha i PWS31 della Argus, ha veramente di tutto, e che vi può moddare, vi può costruire con varie specifiche di tubi, in questo caso NVT4, NVT5, NVT6 ed NVT7. Io in questo caso ho preso un NVT5, che è praticamente un XR5 Photonis autogated, fosforo bianco, molto performante. Qui si parla di più di 1600 FOM con 64 di risoluzione, che è tanta roba. Chi mastica di visione notturna mi sta capendo e capirà quanto è interessante, ok? Questo ovviamente è un visore che non vi costa 2K, vi costa un po' di più, non tanto di più, però si parla comunque di un 700-800 euro in più almeno, quindi diciamo che rientriamo nella soglia dei 3K, ok? Per avere una cosa del genere, ma con tubi nuovi, garantiti, 12 mesi, con lo spec sheet. Qui avete tutto, la valigetta rigida, avete tutto quello che vi serve. È fotonica sta cosa, secondo me i prezzi sono veramente, veramente molto buoni e concorrenziali. E secondo me è molto valido, perché riuscite a entrare nel mondo della visione notturna analogica con un prezzo tutto sommato abbordabile, ma con delle prestazioni molto molto buone, sopra la media, perché i tubi cinesi, ragazzi, non è più come era prima, i tubi cinesi che non andavano, ora soprattutto la NNVT sta raggiungendo delle prestazioni veramente pazzesche, ma veramente pazzesche. Poi se uno sale a NVT6 o NVT7, che sarebbero equiparabili a degli Echo 4G+, boom, cioè lì è una bomba atomica. Qualche volta vengono preferiti ai terza generazione anche dagli operatori, cioè vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una roba molto molto performante e super interessante. Che cosa vi devo dire di più? Ragazzi, secondo me è fotonico. Io vi lascio il link in descrizione del suo contatto Telegram, lo potete contattare e vi potete senza impegno far fare un bel preventivo su assemblare qualunque tipo di visore notturno voi vogliate, tra quelli che lui ha disponibili, e soprattutto dai tubi che vengono sempre scelti uno a uno, perché ragazzi, anche le ditte tipo L3 e Photonis, i loro range, i loro tubi non sono tutti uguali, c'è quello che esce meglio e c'è quello che esce un po' peggio, quindi lui vi potrà tranquillamente fornire il tubo con la miglior prestazione, senza considerare che l'NNVT è una top ditta, ma è sempre una ditta cinese. Quindi non è di fuori che a voi vi arriva il tubo blemmato o spottato, anche se nuovo, ok? Vi arriva, ci può stare, e in quel momento lì voi l'avete pagato, se lo comprate
Alibaba o AliExpress o dalle NFT diretti, voi l'avete pagato come se fosse perfetto, clean, e vi arriva spottato, e l'avete preso anche il posto perché sono minimo tra i 200-400 euro di meno. Per voi lo avete pagato come clean, cioè, capito? Lui ve li seleziona, hai detto niente, cioè avete ancora una garanzia maggiore di qualità e performance. Tanta tanta roba. Quindi, detto questo, vi lascio il link in descrizione. Io vi dico sempre: mettete like, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, seguitemi su tutti i social. Io adesso cosa faccio? Inforco l'elmetto e vi porto con me prima in un'ambientazione CQB e poi in un'ambientazione a campo aperto. Ma sarà tutto nello stesso video? No, vi faccio restare col durone. Ci vediamo al prossimo video. Ricordate sempre: Mix of Time, Great Again. Ciao, Soft Gunner.